Benvenuti a tutti in questo nuovo video relativo agli step del percorso di radicamento. Oggi parliamo della visualizzazione delle radici a seguito della presa di coscienza del mio respiro. Prendo consapevolezza del mio respiro attraverso la vita che con la respirazione si genera in me. Percepisco la luce e l'energia arrivare attraverso il respiro e poi diffondersi in tutto il corpo. Attraverso questo movimento ritmico che arriva all'altezza del basso ventre, tutto il mio corpo viene nutrito costantemente e sono aperte le connessioni sottili. Attraverso il respiro posso sintonizzarmi interiormente alla frequenza desiderata, quindi espandere la mia coscienza in un range molto più ampio di frequenze. Queste frequenze corrispondono anche alle alte dimensioni, quindi è sempre una sintonizzazione interna. Affinché anche questo processo possa sedimentarsi interiormente, quindi possa acquisire io questa capacità, è necessario radicare su questo piano, su questo livello, acquisire la consapevolezza della mia presenza su questo piano, attraverso questo veicolo, questo corpo fisico, che è il tramite attraverso cui appunto l'anima fa esperienza in questa realtà. Per fare questo, quindi per accedere, poter lavorare con consapevolezza sul livello terreno, è necessario ancorare, quindi creare questo ancoraggio al piano fisico. Essendo noi stessi esseri bilanciati nella dualità durante la nostra formazione, quindi una parte è il polo positivo e l'altra è il polo negativo, positivo, negativo, quindi ancoriamo alla terra. E come facciamo ad ancorare alla terra? Visualizzando le radici. Iniziamo a visualizzare o a sentire le radici che affondano profondamente nella terra. All'inizio è una semplice visualizzazione oppure una percezione, può essere anche un sentire delle radici che crescono e affondano nel terreno e tengono questo terreno, quindi, e si sviluppano in lunghezza e in larghezza. È una semplice visualizzazione, quindi percepisco questo ancoraggio che io stessa visualizzo e piano piano inizio a visualizzare delle radici sempre più spesse, sempre più solide, più stabili. Questo mi aiuta ad aumentare l'equilibrio e la stabilità interiore. Esattamente come un albero, anche se noi non siamo degli alberi, però di fatto funziona alla stessa maniera. Quindi ancoraggio al piano 3D, alla realtà, entrare in connessione con la madre terra, con il pianeta, iniziare a sentire anche nel cuore questa connessione. Le radici posso visualizzarle crescere o dal chakra a radice, oppure dalle gambe dai piedi, se sto camminando o se sono seduta. Oppure anche entrambe, dipende insomma dalla posizione. Quindi le radici affondano profondamente nella terra, attraversando tutti gli strati del sottosuolo. Quindi faccio esperienza entrando sempre più in profondità. È anche un processo per entrare più in profondità di se stessi. Nel momento in cui mi sento radicata su questo piano, durante la giornata, mentre cammino, presto attenzione al contatto e percepisco sempre le radici che affondano nella terra. Dopo un po' di pratica, quando mi metto in piedi o anche da seduta, sento subito l'ancoraggio. Questo aiuta tantissimo a discernere, a percepire le situazioni, ad affinare tutti gli aspetti che riguardano quindi il piano fisico, che
che riguardano la sessualità, che riguardano i beni materiali, che riguardano le relazioni. Quindi da qui posso davvero espandere. Altrimenti, senza questa parte di lavoro, è come se la persona rimanesse o centrata nel cuore, quindi tutta emozione, oppure proiettata a livello mentale. Oppure anche entrambe le cose sulla base, insomma, delle situazioni che si susseguono. Quindi il radicamento è essenziale. Possiamo parlare di spiritualità, di connessioni sottili, di tutto ciò che volete, però la prima cosa è sempre il radicamento. Rimarrà comunque sempre l'esercizio di base. E la sua importanza è proprio questa. Attraverso questo processo che sembra quasi visivo di espansione delle radici, percepisco poi un'espansione reale. A livello proprio di vista interiore che si affina anche rispetto alle situazioni. Quindi è proprio una chiave, un'apertura che si crea per poter comprendere, per poter affinare la propria attenzione sul piano fisico-materiale e anche poi per prendere lo slancio per connessioni più elevate. Se avete la possibilità di andare in mezzo alla natura, potete fare questo esercizio davanti ad un albero. Sempre chiedendo il permesso prima allo spirito dell'albero, agli spiriti dell'albero che lo abitano, chiedendo il permesso si genera un campo intorno all'albero e intorno a voi che vi unisce e attraverso queste radici è possibile scambiare l'energia. Quindi rigenerarsi, ripulirsi, ritornare ad un'alta frequenza, scambiare in maniera positiva, in apertura del cuore, la propria energia e allo stesso tempo rigenerarsi. Se non riuscite a visualizzare le radici con la visualizzazione, può essere che questo arrivi anche con la pratica successiva, non importa, la cosa importante è iniziare a sentire che qualcosa accade. Inizierà a sentire che le radici si sviluppano profondamente nella terra. Quindi può essere una percezione più visiva oppure anche più percettiva, dipende poi dalla persona che fa l'esercizio. Vi auguro una buona pratica, anche per questo video è tutto. Un abbraccio di luce a tutti e buon radicamento. Alla prossima!